Grazie eccellenza. Dunque, sinceramente si fa fatica, torno sul comma di Capuano, tanto magari è una cosa nuova. Sinceramente si fa fatica a valutare a cosa si riferisca Raffaele Capuano nella sua lettera. Oggi abbiamo avuto una versione del segretario, nessuno di noi ha avuto l'opportunità di parlare con col dottor Capuano. Noi non siamo nel Comitato Credito Risparmio, nonostante adesso appunto il CM si fosse speso in questo senso. Quindi in teoria ci dobbiamo fidare del segretario Celli, per quanto mi riguarda mi risulta molto difficile. E arrivo diciamo proprio al suo riferimento, ci sono diversi aspetti che sono stati omessi dal segretario, ad esempio rispetto al fatto che esistono due versioni della lettera, quella che è apparsa sulla stampa, il giorno stesso su San Marinere TV, il giorno dopo su un quotidiano sammarinese, in cui Capuano fa riferimento alla mancanza di certezze economiche e giuridiche. Ma quando la lettera arriva in mano alle forze politiche, la parte relativa alle certezze economiche è sparita. Quindi in qualunque modo la si voglia pensare, c'è stata quindi una manipolazione della lettera che dobbiamo rendere evidente, avvenuta prima che la lettera fosse consegnata alle forze politiche. E qui le domande sono due. Al segretario, al governo, se ritengono normale questa manomissione, se vorrei sapere anche se magari il governo ha verificato che cosa è successo e quindi diciamo non c'è niente di strano. E la seconda domanda, che è appunto più una perplessità mia, non sarà mica che la motivazione dell'incertezza economica per Capuano è predominante rispetto alle altre motivazioni elencate nella lettera, perché se qualcuno è intervenuto a farle sparire quella parte, e questo è innegabile, occorre che sia fatta chiarezza. Anche qui il nostro gruppo non ha mai espresso perplessità rispetto al profilo di Raffaele Capuano, mai. Abbiamo espresso molte perplessità rispetto alle modalità con cui è stato nominato. Quindi rispetto al, no, chiamando in causa Banca Centrale e Governo, non lo stesso Capuano, quindi non si capisce ancora oggi quale sia stato il processo decisionale, non è stato palesato il processo decisionale che ha guidato quella nomina. Celli aveva detto che era stato suggerito da un consulente, di questo consulente non si è mai saputo il nome, la nomina di Capuano è stata diciamo, seguita da altri avvenimenti molto particolari, tra cui appunto le dimissioni in massa per motivazioni personali di tutto il consiglio direttivo, revocate quelle della Cecchetti. Ci sono tanti elementi di riflessione, ma sul processo decisionale noi su Capuano non abbiamo mai detto niente, mai dichiarato niente, non abbiamo fatto comunicati, proprio nulla. L'attenzione dei media italiani. Consigliere Perotto, vorrei chiederle quando mai la nostra coalizione ha difeso il servizio del TG5? Mai. Abbiamo fatto una conferenza stampa in cui diciamo esattamente il contrario, ci sono i video pubblicati. Una volta tanto che muoviamo le stesse critiche si va a mistificare anche una volta che c'è diciamo, una comunanza di intenti, ma comunque sia di comunicazione. Nell'unica volta non va bene neanche quella. Diciamo che purtroppo non è una novità, quello del TG5 è solo l'ultimo in ordine temporale di notizie magari create ad arte. Io non so se quella del TG5 lo sia oppure no, ma in questo anno ce ne sono state parecchie. E addirittura noi abbiamo depositato un esposto a marzo scorso come coalizione proprio per denunciare la fuga di notizie. La fuga di notizie è venuta in ambiti molto ristretti, in ambiti appunto del CCR, fuga di notizie che destabilizza il sistema. Noi diciamo questa cosa l'abbiamo sempre riportata in quest'Aula e non andava bene, adesso la riportate voi e va bene, ma di questo ha già parlato ampiamente ieri la mia collega Tonnini in Comma Comunicazioni. E oggi il segretario Celli, dopo che per mesi si è sperticato in complimenti, specialmente sui vertici di Banca Centrale, l'ha idolatrata, arrivando addirittura a definirla una istituzione dello Stato, oggi diventa la madre di tutti gli scandali. Sia chiaro, le distorsioni di Banca Centrale le conosciamo bene, le abbiamo sempre denunciate in quest'Aula e fuori. Bisogna intervenire? Assolutamente sì. Ne abbiamo portate di proposte in questi anni, anche nella passata legislatura, ad ogni finanziaria, e sono state tutte sistematicamente bocciate. Ma oggi è troppo comodo analizzare solo le colpe di Banca Centrale tenendo fuori le colpe della politica. Le due sono strettamente legate, collegate, perché senza il consenso della politica Banca Centrale non sarebbe diventata così ingombrante. L'ingombranza di Banca Centrale è la conseguenza di scelte politiche ben precise,
Spesso e volentieri diventate ingerenze che non avevano certo come fine il controllo e la vigilanza del sistema bancario finanziario, ma la garanzia dell'impunità dei centri di potere del sistema bancario finanziario. Diventa quindi un esercizio populista, segretario, questo sì, parlare di necessità di riformare Banca Centrale senza parlare di una riforma della politica, del ruolo del Congresso di Stato e del suo strapotere. Se saltiamo questo passaggio, ogni riforma sarà vana perché lascerà in balia degli umori del governo di turno il destino di quest'ente, di Banca Centrale, ma questo discorso vale per tutti gli altri enti anche partecipati dallo Stato. La politica, invece di indirizzare Banca Centrale, l'ha prima usata come uno dei tanti forni del clientelismo e poi, ancora più grave, le ha impedito di fare il proprio lavoro, rimuovendo chiunque osasse o solo pensasse di attivarsi per lavorare per il fine per cui è stata creata Banca Centrale. Basti ricordare Papi e Caringi, appena si attivarono su Banca Partner, proprietari di Banca CIS, vengono rimossi. Stessa sorte tocca agli altri membri di vigilanza. Chi tocca i fili della banca sbagliata muore. Muore attraverso la mano della politica, che si premunisce e piazza le proprie pedine nei posti giusti per poter colpire, allontanandolo, chi prova semplicemente a fare il proprio lavoro, che è vigilare sul sistema bancario. Queste persone vengono allontanate per motivazioni diverse da quelle reali. E Celli questo lo sa bene, perché nonostante la stampa italiana, sulla stampa italiana venga dipinto come un segretario di Stato eletto diciamo dalle file di una lista civica, Celli ha un'esperienza politica che non nasce l'anno scorso. Celli è stato in quest'Aula per tanti anni nelle file del Partito Socialista, quindi tutti questi passaggi li ha vissuti da dentro quest'Aula, così come ha vissuto uno degli ultimi, sempre in senso temporale, l'arrivo di Savorelli. Appena arrivato, l'ispezione in Banca CIS viene messa nel cassetto. Per questo le motivazioni della lettera di Capuano vanno calate, diciamo, sulla travagliata storia di Banca Centrale. Con i riflettori puntati su un solo argomento e al tempo stesso eliminando dal testo della lettera magari una parte molto delicata, probabilmente anche pruriginosa per qualcuno, si cerca di far passare in secondo piano tutto il resto, ad esempio l'operazione dei titoli. L'omertà continua su questo punto. Certo, la magistratura se ne sta occupando, ma la politica ha anche lei un suo ruolo, così come ha avuto un ruolo quando la magistratura ha aperto il fascicolo sul conto Mazzini. La magistratura fa il suo lavoro, la politica ha altre competenze. Ad esempio la politica, il governo hanno la facoltà di far luce e approfondire certe vicinanze, certi rapporti. Potrebbero ad esempio rispondere alla nostra interrogazione sull'operazione Titoli che abbiamo presentato a settembre e ancora non si sa che fine abbia fatto. Il segretario a fine settembre ci ha detto che non riusciva a rispondere perché Banca Centrale non rispondeva a sua volta. E noi ci chiediamo: Capuano l'ha vista quell'interrogazione, l'ha presa in considerazione, l'ha letta e si è allarmato, può aver influito sulle sue dimissioni? Sarebbe stato bello poterglielo chiedere. Avevamo anche chiesto un appuntamento, ma purtroppo le dimissioni sono arrivate prima di poterlo fissare. Grazie, Eccellenza.